accettato questa candidatura un po' come un fatto straordinario, straordinario nel senso che, essendo parlamentare, il mio impegno principale finora è stato appunto quello di essere il parlamentare del nostro territorio. Ma la situazione nella nostra realtà territoriale richiedeva forse un coinvolgimento appunto di natura straordinaria, sia perché la precedente giunta è finita malamente con il presidente agli arresti domiciliari, poi condannato a 2 anni, il presidente Masoero, sia perché un altro assessore è stato rinviato a giudizio e l'indagine ha coinvolto altre 6 persone, insomma una provincia che è finita nelle aule dei tribunali da un lato e dall'altro lato che lascia sul campo risultati fallimentari sia sul piano delle opportunità economiche di sviluppo, maggior numero di ore di cassa integrazione di disoccupati, sia sul piano ambientale, siamo la maglia nera della raccolta differenziata dei rifiuti, sia sul versante ambientale in quanto abbiamo una provincia bucherellata di cave e di scariche oltre ai rifiuti nucleari di Saluggia e infine adesso anche l'abbandono del Politecnico dalla città di Vercelli e forse un ospedale di serie B dopo la riforma Cota. Insomma, c'è bisogno di voltare pagina e ho accettato questa candidatura proprio perché voglio provare a dare una prospettiva diversa a questo territorio. E territorio sarà la parola chiave della campagna elettorale. Dobbiamo ripartire dai nostri comuni, dalle nostre imprese, dalle nostre realtà associative, insomma da ciò che c'è di buono in questa terra, da ciò che è la risorsa per il futuro. Dobbiamo offrire soprattutto ai più giovani una prospettiva lavorativa. Vogliamo una provincia libera da impianti e rifiuti nucleari. Vogliamo invece una provincia che sia prima in classifica nella produzione di energie rinnovabili. Cioè, vogliamo infine una provincia che sia capace di valorizzare quello che è la sua tradizione più antica, cioè quella dell'agricoltura, in particolare del riso nella piana, ma anche del vino. E dunque c'è bisogno, insomma, che questa opportunità di crescita, di sviluppo, di nuova qualità ambientale, di solidarietà, di formazione più qualificata diventi una realtà con la nuova amministrazione provinciale. È tempo di cambiare, è tempo di voltare pagina.